Dicono che pane e cipolla, focaccia con la cipolla, focaccia in genere, sia il piatto dei poveri, che una volta mangiavano solo i poveri. Io invece dico che è il piatto dei ricchi, perché o sei ricco e te la fai fare una cosa così, oppure te la devi fare da solo, perché non è una cosa per tutti. Per fare questa focaccia atomica serviranno 400 g di farina 0 o 00, 200 g di acqua a temperatura ambiente, 30 g di olio, quello che preferite, 5 g di sale, 5 g di lievito fresco oppure 3 di quello secco, e per le cipolle servirà un mezzo chilo circa di cipolle, quelle che volete, e una bella manciata di parmigiano o di formaggio grana, di quello buono. Cipolle scegliete voi, se usate quelle rosse sarà più dolce, se usate quelle bianche sarà più bianca, se usate quelle fresche sarà un po' più delicata. Io ce le ho messe tutte e tre, ma cominciamo dall'impasto. Verso la mia acqua, 220 grammi, e il mio cubettino di lievito, questo è un pezzettino di lievito surgelato, perché io lo compro, lo taglio a pezzetti e lo congelo, e lo sciolgo nell'acqua. Attendo 2-3 minuti che si attivi un pochino, che si acquatti, che si trovi bene, bello comodo nell'acqua, che sia sciolto bene soprattutto, e ci aggiungo anche l'olio, olio 30 grammi, attenzione, olio c'è qui, l'olio ci sarà dopo sopra, un po' sulla teglia, olio nella cipolla, quindi nella focaccia ci andrebbero 50-60 grammi di olio, io invece ce ne metto 30 perché il resto ci va dopo ovunque, perché non mi piace troppo unta, però voi fate un po' come preferite. Aggiungo anche la farina, 400 grammi. E mischio farina 0 o 00. Quando ho già iniziato a mischiare abbastanza bene, ci metto anche i miei 5 grammi di sale. Quando non riesco più a girare con le bacchette o con la forchetta, però devo dire che le bacchette sono molto meglio, è più comode perché si puliscono, si sfilano più facilmente. Quando non ce la faccio più a girare con le bacchette, comincio a girare con le mani. E la dobbiamo lavorare per qualche minuto su un tagliere, sull'asse, sul tavolo, dove preferite. Ma perché atomica? Quando vedete il risultato lo capite perché è atomica. Lavorate bene la pasta, dall'alto verso il basso. Se la sentite troppo appiccicosa, aspettate un attimo, poi se resta ancora appiccicosa ci aggiungete un pochino di farina, perché non tutte le farine sono uguali. Lavoratela tanto, con forza, con energia, fategli male, come se vi avesse fatto un dispetto. Fate finta che sia, che so, vostro marito che vi ha fatto arrabbiare, che sia qualcuno che vi sta antipatico. Dovete trattarla male. Quando si lavora la pasta per il pane, per la pizza, per la focaccia, bisogna lavorarla finché non perde il nervo, cioè vuol dire che quando la schiacciate con le mani sentite che non oppone più resistenza, che si abbandona a se stessa, praticamente l'avete distrutta, perciò dovete distruggerla. Vedete com'è ruvida? Deve diventare liscia. Se avete in giro un mattarello, dategli anche 4 legnate sopra, che gli fa solo bene. Come qualcuno che dico io. È questo che farà bene al vostro impasto e vedrete che dopo un po' la sentirete morbida, che non opporrà più resistenza. Dategli pure ancora qualche colpo, ma poi alla fine arrotolatela su se stessa e create una specie di palla rivolta dentro se stessa. Naturalmente per fare questo lavoro potete usare tranquillamente un'impastatrice. Io faccio sempre tutto a mano, quasi sempre tutto a mano, per farvi vedere meglio, perché così lo vedete bene. Però se volete usarla fate pure, non c'è nessun problema, anzi forse anche meglio. Questo lavoro di strapazzare, sbattere e rompere la pasta praticamente equivale al lavoro dell'incordatura che succede all'interno dell'impastatrice. Fatta la nostra palla, la mettiamo a lievitare per circa un'oretta o comunque finché non raddoppia il proprio volume. Mentre la pasta lievita, pensiamo alle cipolle. Prendo una padellaccia, la più brutta che ho, ci metto un po' di olio, non tanto, non esageriamo il discorso di prima, non esageriamo con l'olio. Prendo un coltellino per pulire, un coltellaccio per affettare e mi preparo le mie cipolle. Come dicevo, ho scelto delle cipolle rosse che addolciscono, una cipolla bianca perché quelle rosse le avevo finite. Usate un po' le cipolle che volete, le rosse addolciscono, le bianche danno un po' più il gusto, un po' più forte, un po' più pungente. Se vi piangono gli occhi, fate come me, mettete gli occhialini della piscina.
Ci sono tanti trucchi per non piangere con le cipolle, chi le mette nell'acqua, chi le bagna con l'aceto, chi gli parla, chi se ne mette una in testa. Sono tutte cavolate. L'unico modo è coprirsi gli occhi con degli occhialini e cercare di starci lontane. Non ci sono altri modi, magari sarà un po' ridicolo, però vi garantisco che funziona, soprattutto se ne dovete fare tante. Le taglio non troppo sottili, perché a me piace che la cipolla si senta il sapore, insomma. La cipolla fresca gli lascio anche un pochino di parte verde. Non tutta, sennò diventa duro, ma la parte finale è morbida. Nei paesi orientali usano tantissimo la buccia della cipolla. Affetto, affetto senza pietà, come se non ci fosse un domani. Ho utilizzato una teglia di diametro 33 cm e il peso di cipolla indicato per questa misura qua è di circa mezzo chilo di cipolla fresca. Potete metterne di più, potete metterne di meno. Secondo me questa è la quantità giusta, perché non disgusta, si sente abbastanza bene. L'importante è, quando la saltate in padella, che non esagerate con la cottura. Deve restare appena appena scottata, trasparente. Come dicevo, le proporzioni più o meno giuste per fare una focaccia, che sia liscia o che sia farcita, è di circa 650 g di impasto per una teglia da 33 cm. Se usate una teglia più piccola vi verrà più alta, se usate una teglia più grande vi verrà più bassa. Mettiamo un pochino di olio, e così con l'olio siamo già più o meno in totale quasi 40 grammi, quindi siamo sempre sotto i 60 catartici che vi dicevo all'inizio. Ci metto dentro la mia pasta lievitata e la schiaccio dal centro verso l'esterno, senza tirarla, schiacciandola. Se è lievitata bene ci andrà da sola. Se fate caso, non ho mai schiacciato i bordi, ci sono andato molto vicino, ma li ho mai schiacciati. E ora con la punta delle dita ho fatto un mucchio di buchini. Ho messo il forno a 40 gradi, l'ho spento e ce la metto dentro circa mezz'ora, un'ora. Mezz'ora barra un'ora, che si deve alzare bene. Dopodiché la tiro fuori e ci metto sopra le mie cipolle. Come vedete hanno un aspetto ancora croccante, non sono cotte, sono solo scottate. Per fare questo lavoro utilizzo le mie manone, che vanno benissimo, così riesco a distribuirla molto bene sulla pasta. Però se volete usare una pinzetta, fate pure, ci metterete un po' più di tempo, ma verrà bene lo stesso. Attenzione a cosa sto facendo: una ciotolina, un po' di acqua fredda, spruzzo l'acqua senza paura qui e là, e poi con tutto l'amore possibile faccio degli altri buchi con la punta delle mani, delicatamente, qua e là, per far entrare l'acqua un po' dappertutto. Aggiusto bene la cipolla in maniera che sia tutta alta uguale. Praticamente distribuisco molto bene gli ingredienti. Metto sopra un pochino di sale, che sulla focaccia non deve mai mancare, ma lo potete aggiungere anche dopo, anche quello grosso se volete. Metto del rosmarino fresco e gli do un'ultima massaggiatina in maniera di ungere leggermente il rosmarino, così rosolando lascerà il suo profumo sulla focaccia. Il forno lo avevo già acceso prima a 200 gradi, ora devo soltanto infornarla con il forno già in temperatura, mi raccomando, 200 gradi, anche 210, forno statico ventilato è lo stesso, infornate al centro del forno. Dopo circa 6-7 minuti, quando vi iniziate a vedere che il pane è dorato, fate un bel giro di formaggio grattugiato, parmigiano o grana buono. Non usate il Gran Mix, mi raccomando, io vi vedo, non usate il Gran Mix. Senza pietà, abbondante, mettetene su tanto. Questo è un piccolo trucco, la cipolla con il formaggio grattugiato ci sta benissimo. Naturalmente se lo volete fare lo fate, se non lo volete fare non lo fate. E dopo un totale di 14-15 minuti, un profumo atomico invaderà la vostra casa. Copriamo con uno straccio, con un panno da cucina pulito per circa 10 minuti, lasciatela intiepidire coperta. È un altro trucchetto e vedrete cosa mangerete. La nostra focaccia alle cipolle è pronta, ora la possiamo mangiare tiepida, la possiamo mangiare fredda, la possiamo mangiare la sera per la mattina, il giorno dopo, è buonissima. Stacchiamo dalla teglia, ma non c'è bisogno di staccarla, è già staccata, state tranquilli. Il nome Atomica per la focaccia è un nome che è venuto fuori da un gruppo Facebook di cui sono fondatore, umile fondatore, ma è seguito da moltissime persone che postano le loro foto, fanno le ricette e postano le loro foto. Quindi se andate in descrizione dopo troverete il link per venire a visitare questo gruppo e se volete iscrivetevi.
Quindi ora vi invito ad andare in descrizione, sotto al titolo, dove troverete la ricetta scritta per esteso e tutti gli ingredienti. Troverete inoltre tutti i miei link dei social, di tutti i social, soprattutto del gruppo Facebook che vi dicevo, La Cucina di Rapanello, dove potrete quindi postare le vostre foto delle vostre ricette. È tutto gratis, iscrivetevi al canale, condividete nei vostri social. Ricordatevi, un caro saluto da Gabriele. Ciao a tutti.